Diciamo sempre che il pessimista si lamenta del vento, no? L'ottimista aspetta che cambi il vento. Noi siamo dei realisti. I realisti stanno aggiustando le vele. Stiamo aggiustando le vele per questo percorso nuovo. E ci farebbe piacere poter dare ai nostri colleghi tutta una serie di informazioni e di formazioni che gli permettano di andare molto velocemente con queste vele spiegate a recuperare un tempo perso. Sono Minelli Leonardo, abito in provincia di Perugia, dove poi ho il salone. Questa è un'attività di famiglia, noi già due generazioni svolgiamo questo fantastico lavoro con, diciamo, grandissima passione, no? Perché poi la passione è quella che ci fa sicuramente essere professionisti e professionali. Il mio salone è formato da uno staff, ormai consolidato da anni, perché per dare continuità a quello che è, diciamo, la qualità del lavoro, abbiamo bisogno di una continuità che sicuramente si dà con delle regole formative e di metodo nel tempo. Se c'è metodo, anche nello staff abbiamo una continuità, cioè un legame, qualcosa di importante che poi il cliente ci riconosce nel tempo. Hai parlato di un'attività di famiglia, hai sempre voluto seguire questa strada? Io nasco da genitori parrucchieri, è figlio unico, dunque in automatico i miei genitori avrebbero voluto che avessi studiato, anche perché a scuola ero sinceramente anche bravo. La passione ha fatto sì che mi lanciassi in quello che era qualcosa di creato, cioè il salone di famiglia. Sicuramente era qualcosa che sentivo dentro, cioè mi piace molto il contatto con le persone, creare le persone più felici. Il nostro lavoro ci permette di fare questo, cioè di fare le persone al di là del più bello di quando arrivano, ma sicuramente le creiamo anche più felici nel loro contesto al di là di quello che è personale, ma lavorativo piuttosto che sociale. Quello che dici sicuramente ben rappresenta anche il ruolo importante che i saloni hanno giocato in questo anno difficile. Assolutamente, io scherzando dico sempre l'unica mobilia adesso concessa è parrucchiera, no? Dunque, il bello è vedere che le persone, nonostante questo momento particolare, tengano molto alla propria immagine, ma perché noi lavoriamo moltissimo anche sotto quello che è il lato un po' psicologico. Con le persone abbiamo oramai instaurato un rapporto nel tempo, magari anche di amicizia, anche di un rapporto dove ci si racconta delle cose. Dunque, un punto un po' fermo in quello che è anche la loro vita. Sta a noi gestire il momento a salone, specialmente in questo particolare momento storico, per far sì che le persone da noi abbiano un'esperienza molto positiva. Cioè noi dobbiamo creare, al di là dell'immagine, anche l'impatto proprio con la persona a livello caratteriale. Cercare di tenere molto alto il morale, perché in realtà si confidano con noi di tante cose. Allora, la cosa che io con il mio staff dico sempre, cerchiamo di tenere positivo, nel senso non medico in questo caso, quello che è il momento nel quale la persona entra nel nostro salone. Lasciamo per loro un'esperienza positiva sempre, questa è la cosa importante. Com'è stato nella realtà specifica del tuo salone adeguarsi alle nuove normative? Allora, diciamo che noi siamo qui perché abbiamo un salone molto grande, dunque in realtà già lavoravamo da sempre con gli appuntamenti. Abbiamo lavorato sempre con delle norme igienico-sanitarie molto elevate. Tra l'altro noi siamo molto pignoli su questo, facciamo anche cose che non sono da decreto, tra virgolette, no? Noi facciamo imbustare, ad esempio, tutti quelli che sono gli oggetti personali, misurazione della temperatura a prescindere, sia del personale che dei clienti tutte le volte che si entra a salone. Dunque, diciamo, su questo lato il monouso che abbiamo sempre messo in azione da subito su tutto quanto il concetto tecnico ma anche stilistico, abbiamo dato una svolta, una chiave di lettura un pochino più attenta su quelli che sono stati i non assemblamenti. Per esempio, sciocco.
venivano dei bambini a fare i capelli, era normale che con i bambini arrivassero anche papà, la mamma, la nonna, tutta la famiglia spesso, no? Questo non è più possibile. Devo dire che siamo molto fortunati perché abbiamo una bellissima clientela, nel senso che sono persone molto educate in quello che è il concetto delle nuove normative. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema dal momento in cui siamo ripartiti. Dunque ci riteniamo fortunati su questo. E invece nelle richieste delle clienti avete notato qualche differenza rispetto al passato? In questi momenti le persone hanno voglia di cambiare, hanno voglia di vedersi più belle, più dinamiche, lasciarsi un po' alle spalle quello che è tutto il concetto negativo e più che altro tagliare con quello che è in questo caso non il passato, ma questo presente. Dunque la volontà è quella sempre di vedersi magari con un look diverso. È come staccare un attimo con quello che stiamo vivendo, logicamente. Sappiamo però che oltre all'attività in salone tu sei molto attivo anche in ambito formativo e proprio a questo proposito mi pare che ci siano delle belle novità. In questo caso mi presento come responsabile di un gruppo stilistico che si chiama Now, che da quest'anno inizia una collaborazione affascinante con Alfa Parfum. È un gruppo di 7 persone al momento, calcolo che con la persona, il mio braccio destro, diciamo nella storia passata di formatore, perché noi facciamo formazione ormai da tantissimi anni, con Giuseppe che è il mio amico da una vita, sono 30 anni che lavoriamo insieme sulla formazione, e tutti gli altri ragazzi che sono nel gruppo fanno parte comunque già di un passato da formatore. Dunque nasce questo gruppo che si chiama Now Professional Team, lo abbiamo creato nel mese di settembre, abbiamo iniziato la collaborazione con Alfa Parfum già da settembre e abbiamo in essere 2 fantastici percorsi. Il primo percorso è logicamente la collezione moda per far conoscere quello che saranno le tendenze del 2021, dove abbiamo tutta una serie di materiali che aiuteranno i parrucchieri a conoscere quello che è la nostra visione, ma logicamente legata al concetto moda abiti, legata al concetto anche sociologico, cioè come si muoveranno le persone, perché sarà un mondo diverso quello che andremo a vivere. E un secondo percorso invece che è più formativo, di 12 giornate, nel quale andiamo a sviluppare tutto quello che è un concetto di merda. Noi ci definiamo non stilisti, noi ci definiamo formatori, per il concetto che se non c'è metodo in realtà non riesci poi neanche a creare ciò che è moda, no? La creatività non è altro che l'intelligenza che si sta divertendo. Quindi quando diventi creativo, sei creativo perché hai un sapere, è difficile fare il contrario. Il nostro obiettivo è far sì che le persone che accederanno ai nostri percorsi abbiano dei saloni di successo in quanto sviluppo di lavoro. Dunque capire le tempistiche, sviluppare al massimo i potenziali dei dipendenti, perché si parla di staff, one voice per noi è la cosa più importante, dunque parlare la stessa lingua. Sicuramente ora più che mai avere un metodo e una gestione efficace è fondamentale per mettere a frutto il proprio lavoro. Ma torniamo un attimo al discorso stile tendenza che ci piace sempre molto. Ci puoi fare un piccolo spoiler su questa collezione in uscita? Solo con questa spoilerata. In questo caso ne facciamo unisex, sia uomo che donna, ma sicuramente chi vive la moda in maniera veramente eclatante è sempre la donna. Per noi è il nostro punto di partenza e di arrivo è sempre la donna. Logicamente poi dove si muove la donna in automatico si muove l'uomo, perlomeno per quello che è il mio piccolo sapere. E la donna che vogliamo rappresentare è una donna che ha sicuramente una gran voglia di vivere, che ha una gran voglia di libertà, che ha voglia di assaporare qualsiasi sia in questo momento il futuro, che avrà voglia di esprimere al massimo ciò che è e dunque tramite anche un'immagine. Non sono molto amico dell'abito non fa il monaco, no? In realtà da come ti presenti spesso e volentieri ti fai capire che persona sei e dove vuoi andare. I nostri colori saranno dei colori pieni di vita e i tagli saranno incentrati su un concetto moderno, innovativo, ma che all'interno abbiano un'eleganza molto legata al mondo femminile. E che per noi la donna è comunque la creatura più elegante del mondo. Gli spoiler finiscono qua. Questo era il contenuto. Poi tutto quello che invece è il concetto tecnico di lavoro, devo dire la verità, la squadra ha lavorato veramente bene. Alfa Parfum ci ha dato l'opportunità di poter esprimere al massimo quelle che erano le nostre idee, e vi assicuro che non è sempre così.
noi riusciamo sempre a sviluppare l'ottimo quando siamo liberi di creare, e in questo caso abbiamo avuto una grande libertà. Questi corsi saranno online, in presenza? Sai che ormai la domanda è d'obbligo. Abbiamo già creato dei corsi online in passato perché era giusto avere un contatto e tenere un contatto con i nostri colleghi. Ci sembrava doveroso poterlo. Diciamo che il nostro lavoro, quando si parla a livello di didattica, di proprio di pratica, ha bisogno della presenza. Al di là che noi parrucchieri siamo molto amanti del rapporto umano, no? Dunque è normale che si apprenda un po' di più, ma anche poter dare in dettaglio quello che è veramente la rifinitura viene sempre dato in presenza. Se non ci sarà permesso da quello che è il momento, siamo tranquillamente preparati anche a fare un concetto di didattica a distanza. Per concludere con un bilancio dell'anno passato, a quanto ci hai raccontato, a te e a tutto il Now Progressional Team ha portato anche dei cambiamenti positivi e delle nuove prospettive? La nostra esperienza passata, che è stata un'esperienza fantastica in una grande azienda, ci ha portato poi a staccarci perché abbiamo conosciuto AlphaPath, che per noi è in questo momento un'azienda innovativa, molto motivata e con un grande dinamismo all'interno. Dunque era quello che un po' ci mancava, no? La sfida, la novità, il creare qualcosa di diverso. E credo che nei momenti di grandi difficoltà è proprio il momento nel quale dobbiamo dare una spinta noi stessi a quello che è la nostra vita, sia professionale che personale. Ecco perché mi riallaccio un po' al discorso della formazione. Lungi da me l'idea di mettermi a sedere in un momento del genere. È proprio in questo momento che si devono costruire le basi per essere pronti ad affrontare un futuro migliore, sicuramente, perché le esperienze negative ci migliorano, comunque a prescindere. Dunque il 2020 per noi è stato l'anno del ritrovarsi in queste sette amici, capire che il nostro percorso sarebbe stato diverso, motivarci nel fare un progetto ambizioso, ma dove all'interno sappiamo di avere dei grandissimi contenuti. Io direi che il 2020 per noi come Now Professional Team sarà ricordato non tanto per la pandemia nel lato negativo, ma per aver potuto creare questo progetto che sicuramente sarà un progetto vincente. Se non ci formiamo, ci fermiamo. Allora aspetteremo numerosi tutti quanti ai nostri corsi in presenza. Se fosse senza mascherina, almeno vediamo un po' di volti, sarebbe anche meglio. Però intanto ci accontenteremo di stare insieme ai nostri colleghi perché ne abbiamo personalmente bisogno. Abbiamo vissuto 30 anni di esperienza insieme ai nostri colleghi che sono per noi fonte di ispirazione soprattutto e di autocarica, perché senza di loro sicuramente non saremmo arrivati ad avere dei saloni di successo, ad essere dei formatori con delle competenze importanti, perché solo il confronto con le persone che fanno il tuo stesso lavoro ti può portare ad una crescita. E saluto tutti quanti dicendovi di tenere molto fermo il concetto che la ripartenza ci sarà a breve, e sarà vincente, perché noi siamo persone che portano felicità e bellezza a tutto il mondo. Grazie mille a tutti.